Qua, buongiorno, ben ritrovati signori. Giornata complicata perché sul fronte del centrodestra abbiamo parecchi segnali abbastanza difficili da leggere, se devo essere sincera. Insomma, sapete tutto, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi su quello che agita il mondo leghista. Nel frattempo esce sulla stampa un colloquio tra Silvio Berlusconi e Massimo Giannini, cioè per dire insomma che non è un colloquio rubato all'ultimo momento, sta parlando col direttore della stampa, in cui dice delle cose abbastanza serie, no? Mancano i leader, voglio tornare in campo. Salvini o Meloni Premier? Non scherziamo, dice Berlusconi. Nel frattempo Salvini legge l'intervista di Berlusconi e si arrabbia, anche perché Berlusconi fa una battuta. Faccio un piccolo riassunto così poi i miei ospiti autorevolissimi mi danno una mano a capire. Si arrabbia e dice, perché Berlusconi fa anche una battuta su Morisi, dicendo, vabbè, in fondo Morisi che ha fatto? Aveva solo il difetto di essere gay, dice Berlusconi. E Salvini dice questa mattina, leggo su qualche giornale che Luca Morisi è anche accusato di essere omosessuale, non sapevo che l'omosessualità di un leghista fosse reato, pensavo di vivere in un paese libero. E questo è quanto. Nel frattempo lo staff di Berlusconi fa una smentita, francamente complicata da digerire, perché escludo che il direttore della stampa abbia inventato una conversazione. Berlusconi, lo staff, mi ha rilasciato intervista alla stampa. E questo mentre il nostro